Forse la caratteristica più importante della personalità poliedrica straordinaria di Tina Modotti è stata la sua coerenza e il suo grande amore per la libertà. Libertà che lei ha applicato a tutte le scelte della sua vita. Libertà che forse ha potuto esprimere pienamente nei primi anni messicani, quando lo studio, la sperimentazione, i grandi incontri, la collaborazione con Weston hanno fatto sì che lei trovasse il suo linguaggio espressivo nell'ambito della fotografia, che resterà e che segnerà per sempre, come per esempio questa immagine dei fili del telegrafo, che fu anche ritenuta dai fondatori del movimento estridentista quasi un manifesto, e che ancora oggi riceve il plauso dei collezionisti mondiali con quotazioni strabilianti nelle aste di New York.